Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una Mua e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Non sono riuscita a mantenere la promessa di farvi uscire il video prima, complice ferie. Questa settimana qua la dedicherò totalmente al mio relax e al mio benessere, raga, perché tanto ne abbiamo tutti un po' bisogno. E ho avuto qualche piccolo imprevisto e non sono riuscita a girarvi il video per tempo, quindi il video lo sto girando oggi, il giorno di San Valentino. Quindi mi preparo insieme con voi a quello che sarà il mio San Valentino di oggi. Spero apprezzate il fatto di girare il video in modo decente e anche super di corsa. Ma prima, se non vi siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo in questo momento. Potete lasciarmi un mi piace come mezzo di supporto gratuito e un commentino nella sezione commenti qua sotto se vi fa piacere. Partiamo. Ho guardato un pochino online e, per cercare un pochino dei look che mi dessero un'ispirazione e ho trovato un articolo di Vogue Italia, mi pare, non so ora se è di quest'anno o di anni passati, tutto dedicato al make-up di San Valentino e dopo varie giri di foto, quasi tutti trucchi molto complicati, molto lunghi da fare e quasi tutti con labbra rosse, ho trovato questo qui che mi è piaciuto tantissimo. Come sapete, a me non piacciono i look troppo costruiti, troppo finti, a me piacciono dei look molto naturali che vanno a valorizzare quelle che sono le caratteristiche della persona, che veramente mi ha mozzato il fiato appena l'ho visto. È molto naturale, molto carino, trovo che sia perfetto per San Valentino, quindi ho deciso di riprodurlo oggi insieme a voi con prodotti che ho già. In questo video non vedrete prodotti nuovi, ma magari riuscirò a parlarvi in modo un po' più approfondito di qualcuno di questi prodotti e parto con questo primer qua di Vera Lab. Questo qua mi è stato regalato a Natale, ottimo primer, mi piace tantissimo. È un primer leggermente rosato che va da solo a uniformare un pochino l'incarnato. Il brand consiglia di utilizzarlo anche da solo come base uniformante da tutti i giorni, va a scomparire praticamente subito nella pelle e va sì a dare questo effetto perfezionatore all'incarnato e a minimizzare un pochino quella che è l'apparenza dei pori. Su questo assolutamente il brand non mente. Non mi trovo invece particolarmente d'accordo con quelli che sono i commenti fatti da certi miei colleghi su YouTube in cui lo osannano come veramente un primer assolutamente perfezionatore, perfetto, un altro poi ci va a fare anche la spesa e ce la paga. Per quanto mi riguarda un pochino esasperato l'osannamento, ma assolutamente è un ottimo primer, per me 20 euro li vale tutti. Come possiamo notare nell'immagine, la base make-up non è glow, anzi è una base abbastanza mattificata, satinata e quindi perfetto per me. Ci sguazzo dentro alla grande. Vado a riutilizzare il Power Plush di Kylie Cosmetics. Questo qua è un nuovo fondotinta uscito forse neanche un mese fa. Lo sto testando ultimamente e vi devo dire che non è affatto male. È un pochettino giallo, ha questo sottotono giallo che comunque su di me, che ho una pelle tendenzialmente neutra, tendente al giallino, va comunque abbastanza bene. Come vedete si va a fondere molto molto bene. Devo dire che è un fondotinta che mi sono ritrovata ad utilizzare spesso nell'ultimo mese insieme a un altro fondotinta low cost di cui avremo modo di parlare più avanti. Qualcuna di voi mi ha domandato se fosse il fondotinta perfetto per la pelle grassa in particolare. Allora, è un fondotinta questo molto bello che va a perfezionare l'incarnato, trovo sì che vada a levigare, ma più che altro mi piace questo effetto seconda pelle molto molto leggero, va sì a coprire ma non in modo pesante, e questo è un prodotto che vedo più adatto per una pelle mista tendenzialmente normale. Non trovo che sia un fondotinta estremamente adatto a pelle grassa, perché comunque su di me, che ho una pelle tendenzialmente mista grassa, va comunque a lucidarsi dopo poche ore. Quindi, per chi mi avesse chiesto
se un fondotinta da acquistare se si ha una pelle grassa, a meno che voi non vi create una barriera, una muraglia di cipria. Questo è un fondotinta che si proietta verso i 40 euro. Vi sconsiglio di investire i vostri soldi in questo genere di prodotto. E tra il fondotinta e il correttore della linea di Kylie Cosmetics, vi dico la verità, il correttore io l'ho già dato via perché per me, ragazzi, quel correttore là è importabile. Mi ricorda moltissimo la formulazione del correttore di Clio Makeup, se non che il correttore di Clio Makeup mi segna e mi secca molto meno rispetto al correttore di Kylie, mentre il correttore di Kylie moltissimi lo proclamano come un correttore idratante, ma su di me assolutamente. Io ho un contorno occhi che tende un pochettino al secco, ma non è che è un contorno occhi assolutamente disidratato, anzi ci vado a mettere moltissimi prodotti, ma trovo che su di me non performi minimamente. Un effetto cipriato che trovo che sul contorno occhi non stia bene, anzi, un che trovo adatto alle altre aree del viso, non adatto al contorno occhi. E nulla, me ne sono sbarazzata e purtroppo finirà nel video dei prodotti bocciati, ahimè. Come correttore vado ad utilizzare il Regeneration Concealer di Nabla. Questo qua è un ottimo correttore, io lo utilizzo nella tonalità Peach Light, già uscito da un po' di tempo, ricorda un pochettino il classico correttore di Maybelline, fatto con la sua spugnetta sopra, poco, assolutamente poco igienico se devo truccare gli altri, ma visto che questo è il mio correttore personale, non c'è nessun problema. Se volete essere più meticolosi a livello igienico possibile, potete andare a rimuovere la spugnetta, questa qua si rimuove, lavarla quotidianamente o periodicamente come preferite e tenerla pulita. E applicato con la spugnetta, a me piace andarlo a stendere, poi a picchiettare con il dito in modo da andarlo a amalgamare il più possibile nella pelle. È un bellissimo correttore, non ne vedo mai parlare in giro più di tanto perché forse anche il prezzo è un pochino proibitivo ed è comunque un correttore che va settato, io trovo che sia bello coprente. Avete una pelle matura, questo non lo consiglio a chi ha più di 40-50 anni perché comunque è sì un correttore che dice di essere idratante e liftante, ma non a livelli come magari il mio amato Bare With Me, e quello è un correttore veramente che abbraccia tantissime fasce di età. Però assolutamente se volete provare qualcosa di nuovo, correttore di Nabla da provare. Passiamo ora a osservare il nostro make-up nella parte del make-up occhi e come possiamo osservare è un bellissimo smokey, utilizza colore shimmer e alla base c'è questo ricordo di eyeliner violaceo e come vedete è un trucco essenzialmente molto semplice. La prima cosa che vado a fare è quella proprio di andare a tracciare la mia bordatura, il mio eyeliner alla attaccatura delle ciglia, e il primo prodotto che mi è venuto in mente che si può utilizzare è il Cupid's Arrow di Nabla, e questo qua è nella tonalità hashtag 3. Trovo molto bene i mattitoni di Nabla ed è questo matitone che ricorda anche un kajal in varie colorazioni, e questo è tendenzialmente viola e assomiglia veramente moltissimo a quel genere di viola. Non va comunque a creare un effetto definito dall'inizio dell'occhio alla fine, ma rimane tendenzialmente alla fine dell'occhio. Ovviamente, a seconda della vostra forma di occhio e di come siete e di come conoscete i vostri occhi, andrete a sistemare e ad aggiungere. Vi racconto intanto, che, sfumo e faccio questi passaggi, che cosa organizzato oggi. Allora, fondamentalmente oggi io e il mio ragazzo non faremo niente, non che non ci piaccia San Valentino, ma noi festeggiamo l'anniversario questo weekend, faremo 6 anni insieme, parecchio. Noi abbiamo sempre avuto la concezione di festeggiare qualche giorno dopo, quindi per noi San Valentino diciamo che sia una festa che ci piace, ma comunque è una festa di passaggio. La vera festa per noi avviene per il nostro anniversario. Quindi niente regali, o comunque oggi ho escogitato un pensierino di nascosto, ho deciso di fargli una piccola sorpresa. E proprio l'altra sera, mentre guardavamo la tele, stavo guardando, lui guardava la partita sul suo telefono, io guardavo
un programma di cucina di una cuoca, credo, comunque di una food blogger che non ho mai visto, non conoscevo, mi sembra che si chiama Cucina con Sonia, e preparava la torta paradiso e la torta margherita. E il mio ragazzo è una persona estremamente semplice e infatti mi ha buttato un pochino lì l'idea dicendomi oh, che buona, questa è una delle mie torte preferite, me la prepara sempre mia nonna. Tu non mi fai mai torte, e allora mi punzacchia sempre un pochettino, e allora ho deciso di accontentarlo e ho preparato ieri questa torta margherita. E oggi ho deciso di farcirla tagliandola a metà, mettendoci un po' di panna e fragole, perché lui è molto easy, adora panna e fragole. E allora ho deciso di accontentarlo e di cimentarmi nella torta margherita che non ho mai fatto, però mi sembra che il risultato sia venuto bene. Se faccio in tempo vi metterò una foto qua per farvi vedere com'è venuta la torta o se è stato un fail. Cambio pennello perché voglio ottenere un effetto più sfumato e quindi mi concentro nella sfumatura e nello sfumare meglio il matitone, e pensavo, visto che cade questa occasione particolare per me, di magari girare un video in cui mi preparo per il mio anniversario insieme a voi. Fatemi sapere se vi piace l'idea qua sotto, poi magari a nessuno di voi fregherà nulla. E non è detto che non faremo proprio niente questa sera. Abbiamo concordato insieme di non uscire, anche perché vi dico la verità, questo è stato un mese abbastanza pesante a livello economico, parecchie spese, parecchie uscite, e quindi mi devo un pochettino mantenere nelle uscite, anche perché ad aprile andremo via 4-5 giorni in una città storica molto molto bella, magari vi dirò anche dove. E quindi, come capirete, devo un attimo tenermi e risparmiare un pochettino per la fine di aprile. Praticamente questa traccia di eyeliner violaceo, e ho pensato a che palette potessi utilizzare nel video, e la palette che mi è venuta subito in mente guardando questo make-up è la Retro Glam di Natasha Denona. Questa non è la mia palette preferita di Natasha, ma l'ho acquistata essenzialmente per il trucco sposa, perché comunque all'interno racchiude delle tonalità abbastanza rosate, fredde, stanno bene su parecchi fototipi, anche questa parte di colori caldi che vi dico la verità ho usato veramente pochissimo. Vado ad utilizzare questo colore che si chiama proprio Nude Mauve, quindi un nude tendenzialmente malva, un marroncino malva, e vado a darlo su tutta la piega. Sì, praticamente mi sto preparando alle 10 del mattino, raga, per stasera. No, no sense, ma se no non vi avrei potuto far uscire il video. Io non so, ma con i colori rosati non è che mi ci veda tantissimo, però una volta che li indosso non mi dispiacciono neanche più di tanto. Come vediamo dalla foto, il make-up va assolutamente nei toni rosati freddi. E quindi che cosa faccio? Vado ad utilizzare Andy, che è questo. Oltre che è questo ombretto tendenzialmente violaceo ma anche molto cremoso, e vado a stenderlo un pochettino su tutta la palpebra. Vado ad aggiustare i bordi sempre con il pennello con cui abbiamo messo il nude malva di prima. Io avrei un ombretto rosa da utilizzare, ma ho deciso di andare a prendere questa palette di blush di NARS. Questa qui è una palette che è stata limited edition e si chiama Exposed Cheek Palette. All'interno ha un illuminante e diversi tipi di blush. Questo qua è distrutto, poveretto. E è una palette ormai che c'è già qualche annetto, ma che io utilizzo tranquillamente. I blush sono super scriventi, pigmentati, mi ci trovo benissimo. E quindi potete andare ad utilizzare tranquillamente un blush. Un pochettino dall'attaccatura del viola e cerco di salire leggermente. È bello ogni tanto variare e cercare di creare dei look un po' più colorati, anche perché guardavo dei video l'altro giorno in cui guardavo una creator che mostrava delle palette vecchissime che nemmeno io penso di aver mai visto, perché sono veramente delle palette che avranno almeno 12-14 anni e forse addirittura non seguivo neanche YouTube.
piccola Michela, rifletteva proprio sul fatto di come si sia veramente modificato il concetto di make-up. Fino a qualche anno fa si acquistavano palette super colorate appunto per il fatto di giocare con i colori e che si avesse anche molta meno paura di creare questi make-up colorati. Mentre oggi gli acquisti si focalizzano molto di più sul comprare la palette nudina e creare questi make-up super glam e super naturali. Da red carpet quasi per mostrare questi look quasi finti, effetto filtro, e ci si trucca pochissimo gli occhi e quasi le palette ormai non si comprano, ci si indirizza quasi più sui prodotti base. Mi è piaciuto comunque il discorso perché era una cosa su cui avevo pensato poco. Vorrei sapere se invece voi come avete il concetto del make-up? Se voi considerate il make-up come una cosa che esprime la vostra creatività o vi truccate essenzialmente per essere più belle, per sentirvi più belle. Nel mio caso, a me piace anche andare a lavoro, ad esempio, con trucchi particolari, mi piace andare con l'eyeliner blu, con i brillantini, mi piace comunque esprimere la mia creatività, ma sempre in modo glam. Sono andata a riguardare l'immagine ISPO del make-up e mi sono alzata solo un pochettino rispetto a prima, perché semplicemente ho visto che nella foto la sfumatura era molto più alta e quindi mi sono alzata solo un pochettino con il rosa. Sono un pochino indecisa su che shimmer utilizzare per la palette. Il suo è un effetto estremamente soffuso, è dato praticamente su tutta la palpebra e poi c'è questo punto luce chiaro, molto bianco. E sono indecisa su quale di questi due colori shimmer utilizzare dalla palette. Quello che mi ispira di più in questo momento è Psychedelic, oppure abbiamo anche Glitz. E suppongo che quello che si avvicina di più in questo caso, nel nostro caso, è Psychedelic, ma dato con un pennello molto morbido in modo soffuso. Nulla vi vieta di andare ad utilizzare le dita se preferite una cosa più intensa. Vado poi a ripassare la bordatura iniziale che avevamo dato con la matita viola e quindi vado a prendere Groovy, che è questo viola matte che più o meno si avvicina abbastanza a quello che abbiamo visto in foto. Ora un pennello labbra e vado a ripassare poco poco la matita. Vado a pulire un pochettino la zona con il mio correttore della vita e siamo a metà raga praticamente e ce l'ho da più di un anno, ma è ancora ottimo e non ho intenzione di buttarlo. Il mio è nella tonalità vanilla e vado un pochettino a picchiettarlo e a pulire anche la bordatura del mio make-up in modo da renderlo più pulito e armonico possibile. Perdonate la distrazione, ragazzi, ma mi sono persa via. Ho dimenticato di filmarvi la clip in cui indossavo il mascara. Sono andata un pochettino a piegare le ciglia e come mascara incurvante ho utilizzato il Maybelline Ciglia Sensazionali, che per me è una garanzia. Va a incurvare benissimo le ciglia e dopo l'effetto del mascara trovo che non avessi avuto bisogno di aggiungere le ciglia finte. Purtroppo, come vi dicevo nella foto, la modella ha tutta questa parte delle guance coperta, ma comunque un pochino si vedeva che indossasse del blush, soprattutto concentrato nella parte frontale. Come blush, il colore che mi ricordava moltissimo quello indossato era questo colore qua, che purtroppo ora capisco che non tutti possiedono questa palette. Questa è una palette di Makeup Forever che utilizzo per lavoro. Magari lo possedete all'interno delle vostre scorte makeup. Magari avete questa tonalità qua di blush, che come vedete è un blush essenzialmente molto rosato, ma che all'interno contiene comunque del bianco. E sono andata a distribuirlo soprattutto nella parte frontale delle guance. Passando ora alle labbra, la modella ha queste labbra glossate molto molto belle, assolutamente di un rosa naturale nude, abbastanza neutro anche,
E sono andata un pochettino a guardare nel mio kit che cosa si potesse avvicinare a questi toni e ho scovato questa matita di Essence. Questa purtroppo non ho la colorazione perché è scritta sul tappino e ora non ho il tappino. Comunque, questa matita qua di Essence con un rosa abbastanza nude e naturale, come potete vedere. Il contorno labbra è sì definito, ma abbastanza anche soffuso. Non è un contorno labbra con una matita molto scura che definisce molto bene la bordatura, ma comunque rimane su dei toni naturali. Come vedete, la matita di Essence fa comunque il suo lavoro. C'è scritto long lasting, ma non trovo che sia una matita assolutamente long lasting, piuttosto vi consiglio quelle automatiche di Kiko che sono una bomba, ma comunque devo dire che il suo lavoro l'ha fatto abbastanza bene. Come rossetto ho deciso di provare ad utilizzare questo rosa malva, non da solo perché è troppo scuro, ma andarlo a mixare poi un pochettino sulle labbra andandoci a tamponare anche un pochino di quest'altro qua. E quest'altro qua cos'è, Michela? Allora, come rossetto principale vado ad utilizzare della linea Intense Volume Rich Matte. Questi qua sono dei rossetti che io vi consiglio tantissimo. Sono dei rossetti matte molto molto confortevoli, hanno una durata più che discreta e li ho visti oltretutto utilizzare ieri in un reel da Mr. Daniel, se vi dovesse interessare, per un look di Elodie. Questo rossetto qua ve ne parlo da più di un anno, credo. Io ho dedicato anche un reel sempre qua sul canale e ieri ho visto che è super spopolato questo genere di rossetto, quindi se vi interessa o se avete seguito i miei consigli già qualche mese fa, noi siamo già avanti. Vado quindi ad utilizzare un po' del 482 Le Move Indomitable, non chiedetemi la pronuncia, e questo qua è il mio personale. E vado proprio a dargli solo un accenno di colore. Invece quest'altra tonalità ed è la 500 Le Beige Freedom e questo qua è proprio il classico colore nudino, me l'avete già visto utilizzare nel video, vi spiego come si fa il soft glam. E questa qua è la classica tonalità di rossetto un po' correttore, ma che va comunque a regalarci un effetto più schiarente all'interno e miscelato con gli altri rossetti. Personalmente è inguardabile, mentre per andare a fare questi ombre o per andare a schiarire degli altri rossetti è perfetto. Passaggio finale, vado ad utilizzare questo gloss di Revolution. Questo è il Put Bomb Plumping Lip Gloss con vitamina E e fa benissimo il suo lavoro questo qua, ragazzi. Vado a metterne un pochino sulla mano a rendere glossate come nella foto le labbra. Tocco finalissimo un po' di cipria, questa qua è sempre la Stay Matte di Rimmel, cipria super low cost, che fa abbastanza bene il suo lavoro. Non è la mia cipria preferita del cuore, ma per quello che dobbiamo fare oggi va benissimo. E voilà ragazzi, questo è il mio make-up di San Valentino terminato. Sono andata anche a lisciarmi un pochettino i capelli per rendermi simile o quantomeno alla modella, anche se io ho i capelli lunghi e lei ha il caschettino. Vado a mostrarvi il make-up in ripresa alla luce esterna. E per questo video è tutto. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia in questa giornata di San Valentino. Siate con qualcuno o che la passiate da soli, fatevi una coccola oggi, fidatevi di me. Abbiamo sempre bisogno di regalarci una coccolina o un pensierino, basta veramente poco. Una coccola verso noi stessi o verso chi ci sta vicino fa sempre benissimo. Fatemi sapere se sono stata brava, se questo look vi è piaciuto. Siamo usciti un pochettino fuori dalla comfort zone con questi toni rosati. Questo video è tutto. Alla prossima, ci sentiamo qua sotto nei commenti.